Buongiorno amiche e amici, quello che sta succedendo è incredibile. Siamo al 1 novembre 2017 e ci sono ancora incendi. Incendi in questo periodo dell'anno. Abbiamo avuto fino a 75.000 ettari bruciati al 31 agosto 2017. Ci sono ancora incendi, sono andati in fumo nell'ultima settimana 3.000 ettari tra il Piemonte e la Lombardia. Mi vengono in mente i casi della Val di Susa, Val Chisone, del Biellese, del Pinerolese, della provincia di Cuneo, nel il Varesotto in Lombardia, addirittura il mese scorso ancora sul Vesuvio, dove sono andati bruciati 1.000 ettari di bosco che hanno dilavato verso valle poi con le prime piogge settembrine, tutto l'humus, generando anche piccoli fenomeni di dissesto idrogeologico. Per fortuna, stiamo ancora a parlare di incendi. È chiaro che nel caso del Piemonte la siccità è un fenomeno evidente, visibile. Noi ce la premiamo sempre con i cambiamenti climatici. È visibile questa cosa, perché è dal 18 settembre che non piove e un bosco sa vivere in una condizione di riserva di energia, si direbbe in termine inglese in modalità economy, cioè quando c'è poca acqua, l'acqua viene trattenuta nel tronco, nelle radici e magari ne viene pompata poca sui rami, poco sulle foglie. Quindi la pianta, il faggio, la quercia è disposto pure a cedere questi rami secchi, queste foglie, pur di mantenere l'acqua nella parte centrale. L'uomo non è intelligente come un bosco perché non saprebbe fare questo, non riuscirebbe a vivere in modalità economy, cioè non riuscirebbe a staccarsi un braccio, continuare a vivere pur di mantenere energia. Il bosco lo fa, ma poi quando si verificano le condizioni, quando il primo pazzo comincia ad attivare un incendio, ad innescarlo, perché di questo si tratta di queste persone qui, quella diventa una vera e propria bomba, una vera e propria miccia. Ma attenzione! Attenzione, distinguiamo bene tra i piromani e gli incendiari. I piromani sono persone malate, sono persone che non stanno bene, hanno problemi psichiatrici, psicologici, hanno bisogno di essere aiutate, non di andare in carcere. Devono essere messe nelle condizioni di non nuocere, ma anche gli incendiari devono essere messi in condizioni di non nuocere, ma su un'altra categoria. Costoro lo fanno con l'intenzione, rappresentano la cartina di tornasole di una comunità ed ogni comunità, attenzione, ha un motivo particolare per accendere le micce. La cosa bella di questi incendi è stata che si è attivato di tutto. La protezione civile europea, tramite il filone europeo, addirittura con la Croazia, con la Francia in questi giorni, ha dato una mano ai già i 5 Canadair attivi dello Stato, ai 4 elicotteri della regione, ai 200, oltre 200 vigili del fuoco, ai 425 volontari. C'è stato un'allerta di macchine e di uomini. Una cosa bella, la protezione civile ha funzionato. Benissimo. Ma stiamo ancora a parlare di incendi. Ancora a parlare di incendi e soprattutto che durano settimane. Polemiche non sono d'aiuto a nessuno. Sicuramente qualcuno trarrà vantaggio da questi incendi e ci saranno molti altri che no. Il mio pensiero però da terremotato, terremoto dell'80 dell'Irpinia, circa 3.000 morti, l'ho vissuto da ragazzino. Il mio pensiero va agli sfollati di queste zone. Il mio pensiero va anche a chi ci sta dando una mano, a chi sta lottando contro le fiamme. Il mio pensiero va a queste persone qui. Certo però che aver torto il Corpo Forestale dello Stato è stata una vera scelta da premio Nobel. Complimenti! Complimenti per questo. Qua non si tratta di tragica fatalità, queste sono calamità ampiamente pianificate. Sua inettitudine a quella parte della macchina dello Stato che è stata inetta, una macchina dello Stato che in altri tempi ci ha reso orgogliosi per la sua efficienza, per la sua tempestività. Vi esorto tutti a pensare per il bene anche del nostro bosco. Veramente, seriamente, a far cancellare quella famosa legge di quel famoso deputato, di quel famoso ministro, mi pare fosse anche ministro, sulla dismissione del Corpo Forestale dello Stato. Il nostro patrimonio boschivo, secondo la Protezione Civile, negli ultimi 30 anni è stato annientato per circa il 12%. Il 12% del patrimonio boschivo è andato via per gli incendi negli ultimi 30 anni. Il 12%. Tenete presente che due parti su tre dei 301.000 km² della superficie italiana sono a copertura boschiva. Si tratta di zone collinari, pedemontane o montane, come nel caso dell'arco alpino o addirittura appenninico. Teniamo attenzione su questo. E teniamo attenzione anche sul fatto che stiamo parlando soprattutto degli incendi che si sono innescati nell'ultima settimana nella zona del Piemonte, nel Varesotto, in Lombardia, quelli delle ultime 3-4 settimane sul Vesuvio. Ma il nord non ha avuto la peggio. Solamente uno su 10 degli incendi che si innescano sul territorio nazionale vengono dal nord. Vedete, circa l'85-86% arrivano dal centro-sud. Sono incendi del sud. Anche qui c'è una cultura dell'incendio che è completamente differente tra nord, tra centro e tra sud. Questa siccità, con chi me la devo prendere? Beh, questa è stata. Sono stati mesi di siccità, effettivamente ha piovuto poco. Magari
questa oscillazione ciclica delle piogge, noi la chiamiamo cambiamento climatico, io non so se è così, lo dico spesso. Comunque, è un periodo siccitoso, in queste zone non piove dal 18 settembre, ma questa siccità, questi incendi sono stati preparati anche da anni di incuria dovuta all'uomo, alla donna. Un gigantesco sacrificio ambientale reso possibile dalla sbadataggine dei turisti, in altre parti d'Italia, per esempio, dalle ripicche di un paese per il pascolo, dalla voglia di forzare i tempi della natura, dalla voglia di far germogliare erba tenera magari sui resti di una devastazione. Dice, io primo incendio e poi su quel terreno arso posso far nascere erba più tenera con le prime piogge. Ma queste prime piogge creeranno altri problemi, perché l'incendio non esaurisce i suoi effetti nefasti quando si verifica, ma soprattutto dopo, perché bruciando gli alberi e quindi venendo meno l'apparato radicale e bruciando l'humus, questo terreno con le prime piogge se ne andrà verso valle, come già è capitato in piccolissima parte, fortunatamente, sul Vesuvio con gli incendi del mese di settembre. Questi daranno vita a veri e propri dissesti idrogeologici. Addirittura con il vento a favore, questi incendi si sono spostati fino a 4-5 km ogni 15 minuti. Questi si spostano. Gli incendi distruggono boschi che hanno vita di 200-300 anni. La vita dei boschi è 2-3 volte, 5 volte quella dell'uomo. Un bosco in 100 anni, quindi in un secolo, fa ciò che l'uomo fa in 15-20 anni. Lo fa in maniera più lenta, ma anche in maniera più intelligente. Magari in pochi istanti, in pochi minuti, possono bruciare alberi e essenze arbustive, o addirittura erbacee che ci mettono 2, 3, 4 mesi fino a 50, 100 anni, in pochi istanti. Ecco perché sono calamità ampiamente parificate. Ecco perché noi dovremmo portare l'educazione civica nelle scuole. Basta, basta con la solita mole di lavoro, di tecnica, matematica, fisica, geografia, italiano. Ok, va bene, pure io mi sono laureato in ingegneria ambientale utilizzando queste cose. Portiamo l'educazione civica nelle scuole, insegniamo ai bambini che saranno la società tra i prossimi 30 anni a solidarizzare con gli alberi, con la natura. Queste sono calamità ampiamente pianificate. Noi viviamo un rapporto malato con l'ambiente. Grazie, amiche e amici, per avermi ascoltato ancora una volta. Vi invito a entrare e a guardare i miei video, a mettere mi piace e ad iscrivervi sul mio canale e soprattutto sensibilizzate, sensibilizzate, sensibilizzate. Ciao!